di ringraziare vivamente tutta la banda di Santa Cecilia e il suo maestro Giuseppe Gregucci per averci omaggiato questa mattina con una esibizione della banda qui proprio nel piazzale di Palazzo La Tagliata. In qualità di presidente sono orgoglioso e sono felice della vostra disponibilità. Soprattutto è un momento per vivere insieme Natale e riscoprire le nostre tradizioni. Cosa si sente? Un ringraziamento ovviamente, ecco, qui ai dipendenti comunali, sono qui la dottoressa Deborah Ginex, la dottoressa Angela Di Michele, De Michelis, dottor Casavola, e su è impegnato in commissione il dottor Alessandro Romano. Beh, maestro, cosa significa per Taranto la banda? Ecco. La banda in questo particolare giorno in cui si festeggia Santa Cecilia, la nostra padrona, Taranto è ormai abituata per tradizione a iniziare il Natale. Abbiamo iniziato questa notte alle 3, come facciamo ormai da tantissimi anni insieme all'amministrazione comunale. Riusciamo ad approntare i giri per ogni quartiere della città, anche se il tempo stanotte è stato leggermente poco clemente, diciamo così. E quindi concludiamo il nostro giro, siamo appena stati dall'arcivescovo. Poi Palazzo di Città. Quindi i passaggi istituzionali che concludono il giro di questa mattina. Beh, certamente una grande religiosità, un grande sentimento proprio religioso unito ad una grande partecipazione. Stamattina alle 5 sembrava mezzogiorno, tanta era la gente. La cattedrale stracolma di gente per la prima squilla mattutina. Io le esprimo la gratitudine e le faccio gli auguri a lei e all'intera banda a nome mio, a nome grazie del consiglio comunale che rappresento, da parte il ringraziamento, la disponibilità dei nostri preziosi dipendenti. Mi dispiace che il dottor Romano sia sopra impegnato in commissione. Che dire, auguri e viva la banda di Santa Cecilia. Grazie presidente, grazie.